Ragazzi, eccoci qua. Allora, come va? Ciao Alberto, ciao Mauro, ciao Francesco. Elisa, ciao. Ciao Eleonora, ben arrivata. Ciao Luca, anche a te. Ciao Paola. Ciao Giulia. Allora ragazzi, brevemente andiamo a collegarci con il gruppo sulla pagina Facebook del gruppo della Sapienza Finanziaria. Intanto mettiamo la nostra pagina iniziale qui. Ciao Aurel, ciao ciao ciao. Allora andiamo a condividere. Qui. Ok. Ventotto gennaio 2020. Ragazzi, sto mettendo il link per coloro che fossero collegati di là sul gruppo, sulla pagina Facebook del gruppo della Sapienza Finanziaria e desiderassero entrare in sala insieme a noi per poter interagire e condividere in diretta. Ok, dovremmo esserci. Andiamo in diretta. Ok. Siamo dentro, come dice qualcuno. Ciao Dorian, ciao ciao ciao, ben trovato. Ben arrivato anche a te. E allora ragazzi, iniziato un nuovo anno, a spron battuto davvero, 2020, di questa nuova attività di trading, no? Un nuovo anno nel quale certamente non mancheremo di cimentarci in questa attività che è un'attività di investimento. Sì, il coronavirus, esatto. Dicevamo, è veramente con tanto entusiasmo, tante aspettative, tanta passione che ci approcciamo a questo nuovo 2020, nuovo anno, nella quale cercheremo, attraverso il trading sui mercati finanziari, di far fruttare quella parte di liquidità, quella parte di portafoglio che abbiamo a disposizione per fare i nostri investimenti. Sappiamo bene che ce ne sono di vario tipo. C'è chi investe in quadri, in gioielli, in pietre preziose, chi come me compra dei prati e delle stalle e c'è chi fa anche in parte fa anche il training. Ecco, una parte della nostra liquidità l'abbiamo deciso noi tutti di dedicarla, di destinarla a questo tipo di investimenti, ovvero la negoziazione di prodotti finanziari. Noi attraverso il trading siamo dei commercianti,
che cerchiamo appunto di fare dei buoni affari comprando e vendendo prodotti finanziari, ovvero tassi di cambio, obbligazioni, quote di società quotate in borsa, indici azionari, materie prime e quant'altro. Questo è un appuntamento che oramai è circa 4 anni, poco più di 4 anni, che va in onda, diciamo così, 2 volte alla settimana e che consente a noi di condividere quelli che sono i principi che secondo me, Gianmauro Belotti, e secondo la Sapienza Finanziaria, che è il gruppo del quale faccio parte, del quale siamo in questa sede ospiti, riteniamo corretti per una sana e lungimirante e quindi potenzialmente profittevole attività appunto del trading online. Sono tre i pilastri, le grandi macro aree che noi riteniamo importanti, sulle quali dobbiamo veramente andare ad agire. La prima area è certamente quella relativa alle competenze tecniche, ovvero, ed è una parte che facciamo anche qui in Sapienza, nel TG appunto della Sapienza Finanziaria, il saper avere quelle competenze che ci permettono di raccogliere quelle informazioni dai mercati che poi consentono a noi di effettuare quelle che sono le nostre strategie operative. Quindi se comprare, ciao Alexander. Se comprare o se vendere, ciao Claudio, ciao ciao ciao, se comprare oppure vendere, se non fare niente, eccetera, eccetera. Quindi certamente una parte relativa proprio alle competenze tecniche, no? Cioè la capacità di raccogliere delle informazioni dal mercato allo scopo di implementare delle strategie operative che abbiano delle probabilità di successo. E questo noi lo facciamo attraverso vari metodi, ognuno di noi ha il proprio metodo. Sostanzialmente qui in questo TG attualmente ci sono un pochino gli aficionados di quella che è l'analisi tecnica della rappresentazione grafica del prezzo. È attraverso questo strumento, a mio avviso, a nostro avviso, potentissimo che riusciamo a raccogliere queste informazioni. Ma poi un'altra delle macro aree è di quei principi che secondo me, secondo noi, fanno funzionare questa attività, che è questa attività di trading sui mercati finanziari, è la gestione dei flussi finanziari. Non esiste un'azienda imprenditoriale di qualunque genere sia e di qualunque dimensione sia che possa anche solo minimamente aspirare a prosperare, anche solo a rimanere in vita, senza una corretta gestione dei flussi finanziari, no? In entrata e in uscita. Qui in mezzo a noi questa sera ci sono anche degli imprenditori, quindi sanno bene di cosa parliamo. Tu puoi avere il prodotto più interessante, più bello, più appetibile dal mercato, ma se poi non sai gestirti finanziariamente, i tuoi costi sono sempre superiori ai ricavi, i tuoi denari entrano, ma è come se entrassero in un colapasta, tu veramente non ce la fai. Ho letto qualche anno fa un bel libro in merito, si chiama Il Milionario, forse ce l'ho fatto. Il Milionario, che parla proprio di questa roba. Vediamo se questo qui. Eccolo qua. No, non è questo. Aveva la copertina dello stesso colore. Mi sarebbe piaciuto proprio farvelo vedere. È qui dietro, è nascosto nei miei libri sicuramente. Adesso un po' la fretta, non riesco a vederlo. E parla proprio della storia di questo ragazzotto, no? Che incontra questo ricchissimo signore che gli spiega appunto l'idea, no? Il principio secondo il quale se tu continui a certamente mettere denaro nelle tue casse, ma queste casse sono piene di buchi, è inutile, non regge. Ecco, questo è un altro dei principi che per noi fanno letteralmente funzionare qualunque attività imprenditoriale, quindi immaginatevi se non il trading. Ma poi c'è tutta un'altra area che anche il nostro TG consente ad ognuno di noi di rimanere un pochino attaccato a questa importantissima parte dell'attività del trading, che è l'approccio all'attività, cioè il tentativo di approcciare questa attività
nella maniera più professionale possibile, ovvero cercando di dedicargli il tempo necessario, con costanza, con continuità, altrimenti non funziona nulla. Se tu non fai qualcosa con costanza e con continuità, ma lo fai in maniera saltuaria, con poca precisione, oggi sì, poi domani no, è un po' come quando tu provi a imparare a suonare uno strumento che le dita sembra che vadano, poi invece si impappinano, no? Cioè si impastano. Quindi un approccio professionale all'attività e non ultimo la capacità poi di gestire i propri processi mentali, che sappiamo bene per noi che facciamo questo mestiere quanto influiscano nel medio-lungo termine. Ma a questo ci pensa anche il buon Ezio Angelozzi con tutta la sua parte relativa a potenza mentale, dalla quale siamo stati protagonisti molto, molto felici, molto contenti negli ultimi weekend qui a Pescara. Ecco, questo è ciò che racchiude la nostra ora che passiamo più o meno insieme dalle 18 alle 19 e che abbiamo chiamato TG di Sapienza Finanziaria. Non diamo alcuna notizia, ma anzi, attraverso questo metodo, questo lavoro, questo grande lavoro che facciamo, noi le notizie cerchiamo di raccoglierle e di farle nostre, allo scopo appunto di creare quelle che sono le nostre strategie operative. Quello che non facciamo qua, e dobbiamo sempre ricordarci, visto che siamo in diretta, è che qualunque cosa sentiate dalla mia bocca, o per chi ascolterà dall'altra parte, dalla bocca di coloro che entrano poi in diretta insieme a noi, non costituiscono un servizio di consulenza finanziaria. Noi non sollecitiamo al pubblico risparmio o all'investimento, non l'abbiamo mai fatto e mai lo faremo. I nostri sono semplici, semplici spunti di riflessione. È davvero importante che ci ricordiamo sempre di questa cosa. Allora, ragazzi, se così è, direi che anche la sala ci siamo più o meno tutti, stavo guardando. Ciao Gianni, ben arrivato anche a te. Siamo anche in un discreto numero questa sera. Allora, ragazzi, andiamo immediatamente su quello che è la nostra arena, il territorio sul quale noi qui in Sapienza Finanziaria, in gran parte di noi, va a raccogliere quelle informazioni che sono per lui necessarie per poi implementare le sue coerenti strategie operative, ovvero quando entro sul mercato, dove esco dal mercato, quando esco dal mercato, come gestisco le posizioni, eccetera. Queste sono le strategie. Per riuscire a svilupparle, dobbiamo raccogliere delle informazioni, ovvero chi ha in mano oggi il pallino del prezzo. Chi comanda il prezzo oggi? Sono i compratori o sono i venditori? E chi potrebbe farlo con le maggiori probabilità nel breve medio futuro o anche nel lungo futuro e quindi in maniera tale da riuscire ad accodarci? Ecco, sono queste le informazioni che noi cerchiamo di raccogliere attraverso l'analisi tecnica di quella che è la rappresentazione grafica del prezzo e sullo sfondo vedete appunto quello che è la copia regina del mercato sul quale personalmente opero, che è il mercato del Forex, il mercato dello scambio di valute, il mercato valutario. Euro contro dollaro, quindi settimanale su una scansione temporale settimanale qui alla nostra sinistra e euro-dollaro nella scansione giornaliera qui alla parte destra. Ebbene, attraverso una studio tecnico molto semplice, molto banale, molto basico e quindi secondo me molto efficace per questo. Noi venivamo, lo ricordate, da una settimana. La settimana scorsa non abbiamo fatto il nostro venerdì, non abbiamo chiuso il nostro TG, ero veramente in stra ritardo e non sarei mai riuscito in tempo. Dicevamo un paio di settimane fa, ragazzi, ricordate che avevamo individuato il mercato chiuso tra due aree. Intanto scusate, ma devo dare. Ciao Claudio, ben arrivato anche a te. Un'occhiata anche alla chat. Ho diverse spie che si illuminano ogni tanto. Dicevamo, ragazzi, di una coppia di valute, quindi di un asset valutario
che era un pochino incastrato all'interno di una settimana di trading, alla settimana di quotazione. La vedete qui, sono 2 settimane fa, il mercato aveva aperto e chiuso all'interno della settimana precedente, quindi le notizie, le informazioni che avevamo raccolto erano appunto di un mercato che fino a quando non fosse uscito da questo range, da questo box, non avrebbe dato una buona idea, una chiara idea di cosa, di dove sarebbe potuto andare. Ebbene, settimana scorsa il mercato è uscito facendolo come spesso accade, quindi questo è un pattern molto ricorrente sui mercati finanziari. Con molta violenza, quando il mercato si comprime, quota all'interno di un range di prezzo, quando il mercato inizia a quotare poi al di fuori di questi prezzi, il prezzo si muove con altissima volatilità e si sposta velocemente da un prezzo all'altro in tempi molto brevi. Ecco, la settimana scorsa, la vediamo bene qui, il mercato è rimasto per un po' all'interno del range, ma poi quando è esploso, veramente andato verso il basso, quindi mercato assolutamente nelle mani dei venditori. E adesso che fare? Beh, adesso certamente il test va valutato. Le informazioni che arrivano dal mercato è che i venditori attualmente hanno certamente in mano il pallino, ma occorrerà vedere il retest di quest'area di prezzo di rottura, perché sarà qui che il mercato ci darà delle informazioni o no di conferma della negatività oppure del rientro dei compratori. Quindi abbiamo una prima fase del test con questa decisa settimana scorsa fuoriuscita del mercato da questo range di prezzi. Questa è un'informazione quindi molto molto interessante. Oggi è martedì, siamo su una quotazione veramente importante, chiave di nuovo, che potrebbe fungere, ripeto, da base. Quindi sono informazioni, no, ragazzi, che cerchiamo di raccogliere attraverso un'analisi di tipo tecnico al grafico. Beh, credo che non sfuggirà all'occhio attento di ognuno di noi come il mercato a 1,09, 1,10 potrebbe trovare, sia oggi nei mani di venditori, dei compratori molto molto difficili da superare. Guardate, alcune settimane fa questo prezzo come aveva sostenuto il mercato, e di nuovo siamo al test di questo prezzo. Tra l'altro, su un time frame, spostandoci nella parte sinistra del piano di lavoro giornaliero, abbiamo una rappresentazione grafica non solo di potenziali supporti, di prezzi importanti, perché vedete che sono prezzi che erano stati prima venduti, poi comprati, quindi siamo di nuovo al retest, ma ci arriviamo con una rappresentazione dello stocastico rispetto al prezzo totalmente divergente, quindi una divergenza di continuazione rialzista. Quindi notizie, credo, interessanti che arrivano da questa importantissima coppia di valute, l'euro-dollaro. Siamo al test di un'area assolutamente importante e ci arriviamo con una divergenza di continuazione rialzista. Quindi ognuno poi svilupperà le sue tecniche per provare ad approfittare di questa informazione. Noi le informazioni le raccogliamo e le condividiamo. Informazioni importanti, quindi notizie interessanti, arrivano a mio avviso anche dalla sterlina, che da alcune settimane sta procedendo con una sorta di fase di accettazione. Eccola qua, la vedete, no? Tutta questa fase di accettazione di che cosa? Dei rialzi che alcune settimane fa avevano portato il mercato a quotare al di sopra di 1,29 e 70, 1,30. Quindi un'area molto importante. Una fase di accettazione che, di nuovo, l'informazione che ricaviamo è di una compressione veramente forte di volatilità. La settimana scorsa, che non abbiamo chiuso insieme perché non c'eravamo, c'era stato un primo tentativo, no? Lo vedete qui, di fuoriuscita da questa sorta di decisa compressione di volatilità. Il mercato aveva provato ad uscirci, ma decisamente senza successo. Se ci spostiamo nella parte destra del grafico, la vediamo ancora meglio. Un primo tentativo del mercato di portarsi
al di fuori, quindi di dare la fine, la stura a questa fase di accettazione che continua. Quindi l'informazione che arriva è di un mercato di sterline contro dollaro americano di nuovo ingessato, di nuovo in piena compressione di volatilità. Vedete, il mercato non riesce a fare minimi e massimi crescenti, anzi va a comprimersi, no? Vedete come il mercato spinge ora verso l'alto, ora verso il basso, e di nuovo nulla si potrà dire fino a quando il mercato non uscirà in maniera confermata da questo range di prezzo. Una cosa possiamo certamente dirla: la probabilità che quando il mercato uscirà da questo box lo farà in maniera molto, molto, molto violenta, perché oramai sono ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e sembra anche 9 settimane, 8 di sicuro, che il mercato è lì, che si sta comprimendo. Le probabilità sono certamente di un'esplosione verso l'alto, quindi questa è la notizia che stiamo ricavando da questa importante coppia di valute, e ognuno ci farà le sue analisi del caso e svilupperà, laddove desiderato, le sue strategie, le sue coerenti strategie operative. Ecco, vedete anche sui time frame minori quanta difficoltà abbia il mercato veramente a dare la stura a questa fase di compressione, no? Vedete, il mercato va verso l'alto, qui c'è un gap che è rimasto aperto dentro una congestione, quindi aumenta certamente le probabilità che il mercato lo chiuda. Lo ripeto, una notizia a mio avviso interessante, che quindi condivido: quando il mercato crea questi buchi, vuoti di contrattazione all'interno delle fasi di compressione, di volatilità, quindi di range, è molto probabile che poi il mercato si li va a chiudere. Sono proprio una sorta di calamita, no? Che attrae il prezzo. L'abbiamo qui in area 1, 32 e 40, che si è formato praticamente alla fine del mese scorso. Questo è un grafico a 4 ore, il 31 gennaio dell'anno scorso, scusatemi, il 31 dicembre, quindi alla fine del mese scorso, all'inizio dell'anno. Vedete questo vuoto di contrattazioni? Aumentiamo un po' lo zoom, lo vediamo ancora meglio. Vedete qui? Il mercato ha aperto a un prezzo inferiore alla chiusura, l'ultima chiusura, e non è mai riuscito a chiudere questo gap. Ecco, siccome siamo all'interno di una fase di lateralità, è molto probabile che questo prezzo richiami poi i compratori. Diventa un target, certamente, laddove il mercato dovesse uscire come prima spinta da questa oramai molto lunga, anche se volete, fase di compressione. Certamente un bel triangolo, un bel triangolone per quelli che, per coloro che come noi, eccolo qua, come noi sono appassionati di questo metodo per raccogliere le informazioni. Ciao Monica, ben arrivata anche a te. Ciao Walter, ciao ciao, ciao anche a te. Ancora un paio di informazioni, poi certamente passo la linea a voi, che avrete certamente desiderio di condividere le vostre informazioni. Andiamo a vedere un importante asset che è l'oro, quotato in dollari americani. Anche qui, ragazzi, è in atto una fase di accettazione della conferma che c'è stata settimana scorsa dei compratori, della presenza di compratori su questo importantissimo asset, che durante queste fasi di veramente di grandissima incertezza a livello internazionale è un asset che viene assolutamente accomprato. Mauro diceva, parlava del coronavirus, certamente è una delle ragioni probabilmente per cui gli investitori cercano un pochino di cautelarsi, un pochino di parcheggiare la loro liquidità, quindi su uno strumento certamente sicuro, no? Ecco, questa fase di accettazione è stata confermata settimana scorsa, accettazione di questa rottura dei massimi precedenti, quindi è molto probabile una continuazione verso l'alto di questo prezzo. Quindi anche qui una notizia veramente, credo, interessanti. La vediamo ancora meglio sul giornaliero, questa fase di
accettazione, no? Quindi il mercato sale e poi rimane lì, come dire, ok ragazzi, qua ci sto bene, quindi stiamo a vedere la risultante di questa fase. Non ultimo, ragazzi, andiamo a vedere l'S&P 500 perché per un paio di giorni, settimana scorsa è iniziato un piccolo storno, settimana scorsa, ieri il mercato ha aperto con un gap down, un gap verso il basso, ma vedete quanta voglia ci sia ancora da parte dei compratori di andare a chiudere questo gap. Per il momento questa non è certamente un'inversione, ma un fisiologico ritracciamento di quella che è questa infinita spinta che l'S&P 500 sta mostrando ormai da alcune settimane e mesi, record storici su record storici, in rialzo, quindi quotazioni sempre più alte. Il mercato che alcune settimane fa è arrivato a quotare 3.340 punti circa, quindi veramente un'escalation veramente decisa. Noi avevamo quasi anticipato un pochino che il mercato avrebbe potuto muoversi velocemente, perché di nuovo, ricordate, avevamo individuato questa fase di compressione quando il mercato esce, inizia a quotare prezzi più alti, poi ci sono queste fortissime esplosioni di volatilità. Ecco, esatto. Quindi ragazzi, queste le notizie diciamo un pochino più importanti su quelli che sono gli asset che arrivano, di quelli che guardiamo, non che tradiamo tutti, perché l'indice non lo tradiamo, non lo trado, l'oro personalmente non lo trado, tradiamo soprattutto le valute, quindi commerciamo soprattutto in asset valutari, ma certamente sono prodotti finanziari che vengono seguiti dal mercato e che vengono proprio utilizzati, no, come parcheggio, come metodo di individuazione di quelli che sono i macro trend, i macro movimenti. C'è Claudio che vuole fare qualche considerazione sull'interazione coronavirus elezioni in adesso gli passo subito il microfono. Se qualcuno di voi, ripeto ragazzi, naturalmente desiderasse far parte di coloro che hanno la possibilità di parlare in diretta e magari condividere il proprio schermo, basta che me lo comunicano in chat e io immediatamente, adesso aspettiamo Claudio che arriva, gli diamo anche la possibilità di essere dei nostri. Ciao Claudio, ben arrivato. Grazie, buonasera a tutti. Ciao. Allora, secondo me, quello di cui volevo parlare, mi prendo anche lo schermo. Vai, se permetti. Assolutamente. Questo qui. Ok, quello che volevo dire è che se tu mi avessi chiesto giovedì scorso, meglio anche venerdì, chi avrebbe vinto le elezioni in Emilia-Romagna, io probabilmente con ragionevole sicurezza ero in grado di dirti come poi sono andate le cose. Questo perché, guardate questo grafico, questo è il grafico del titolo di Stato, di un trentennale dei titoli di Stato che scade nel marzo del 32. Faccio vedere questo, ma più o meno gli altri si sono comportati in maniera analoga. Allora, di qua in poi, il titolo è sempre stato i prezzi, questi sono i prezzi del titolo, quindi diciamo al diminuire dei prezzi vuol dire che il rendimento di questi bond sale. I prezzi sono stati in un trend discendente fino a questo momento qui. Qui siamo al 22 gennaio, cioè mercoledì, e qui hanno avuto questa piccola risalita. Giovedì e hanno poi continuato venerdì, hanno aperto addirittura in gap up. Questo, secondo me, voleva dire che i mercati avevano
presupponevano con ragionevole certezza, ragionevole perché la certezza assoluta chiaramente non ce la potevano avere, non ce l'ha mai Certo. nessuno, presupponevano che Bonaccini avrebbe vinto le elezioni in Emilia-Romagna con la sua coalizione di centro-sinistra. Ora, quando io dico i mercati, chiaramente non è che intenda me e i colleghi che sono con noi questa sera, intendo dire Quelli quelli che che effettivamente muovono i prezzi, banche, banche centrali, hedge fund, finanziarie varie, eccetera, i quali dispongono probabilmente in questo caso di informazioni ben diverse di quelle che formazioni, cioè non so, di exit, non di exit poll, scusate, ma di polling fatto di elettori che sono un pochino più mirati rispetto a quelli che poi i giornali ti vendono. E quindi secondo me, hanno cominciato a riposizionarsi sui nostri bond. Dall'altro, effettivamente, metti anche di aver comprato al massimo di venerdì. Per uno che faccia trading qua sopra, questa è l'apertura di lunedì, guarda che bel guadagno Ah, avrebbero infatti. fatto con questo. Insomma, qui si parla di miliardi, milioni di euro, se non miliardi. Questo qui mi ha fatto pensare venerdì, quando ero qui, che tutto sommato quasi quasi ci si poteva posizionare al rialzo anche sull'indice italiano. Quello che mi ha bloccato un pochino è stato infatti non l'ho fatto, è stato il problema appunto del coronavirus, perché c'era il weekend di mezzo. Weekend mi piace sempre poco da questo punto di vista, nel senso che il weekend possono capitare tante cose, non so, invasioni aliene, Mal di catastrofi più o pancia. meno naturali, mal di pancia del primo ministro, cose di questo genere, no? E tu non puoi fare niente perché i mercati sono chiusi, sono proprio tutti chiusi, incluso il Forex. Quindi ho lasciato perdere e di fatto poi nel weekend sono uscite fuori un po' di notizie su questo coronavirus. Questa città di Wuhan, che credo nessuno di noi conoscesse l'esistenza fino a Io pochi no, di minuti fa, certo. io nemmeno, però ho scoperto che è una città di 11 milioni di abitanti, Sì. cioè è la Lombardia, insomma. E comunque poi la Cina ha messo in quanto praticamente la popolazione dell'Italia. Esatto. Ora, e infatti Incredibile. venerdì queste notizie hanno avuto la prevalenza rispetto all'andamento delle elezioni in Italia e venerdì, lunedì, pardon, il nostro indice si è adeguato al resto dell'Europa, pur perdendo un po' di meno rispetto agli altri, lievemente di meno. Oggi che è arrivata qualche rassicurazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e poi sai da differenza che c'è rispetto a ieri, il nostro indice ha recuperato abbondantemente il resto. Diciamo che tutta Europa oggi è salita, però guardate il recupero del DAX rispetto al recupero nostro. Dunque devo spostare le nostre facce. Non so se riuscite a vedere tutte e due i. Se metto un pochino zoom, sì, adesso sì. Ok, questa è la candela del nostro indice che recupera Ha praticamente riassorbito tutto quanto, praticamente ha per intero il riassorbito movimento. abbondantemente tutto la discesa di venerdì. Questa è la candela del DAX che invece è decisamente più piccolina e ha fatto un inside, anzi in questo caso un Arami, rispetto a venerdì scorso. Vedremo come si. Molto, Si molto evolverà interessante, la faccenda. certamente. Ecco, teniamo conto di una cosa. Ora, anche i mercati, cioè i mercati che sono i signori di cui dicevo prima, sostanzialmente non gliene frega niente del colore politico delle elezioni italiane.
Però quello che gli interessa è che la coalizione che è andata, cioè che diciamo si è imposta, è una coalizione filoeuropea, quindi per un po' almeno non si faranno più i cattivi nei confronti dell'Europa, non si parlerà più di uscire dall'euro e continueremo a inchinarci ai dettami dell'Europa, e questo i mercati sono contenti. Come, diciamo, come ai mercati non gliene frega niente di qualcuno che muore per il coronavirus, per la polmonite indotta. Il problema è che 60 milioni di persone in quarantena, più magari l'esposizione da qualche altro stato, eccetera, sono tutte persone che si chiudono in casa, non vanno al ristorante, non vanno al cinema, non consumano, bloccano i consumi, e questo è una cosa che i mercati dà particolarmente fastidio, cioè il blocco dei consumi è quanto di peggio possa esserci. Quindi nel nostro caso, nel caso italiano, ci sono un po' queste due attualmente, questa dicotomia tra le due cose, no? Da un lato c'è un minimo di soddisfazione, che poi magari sarà anche di breve durata, però si vede che il nostro indice, che bene o male da un po' che non sta andando da nessuna parte, di fatto se guardi qui è più o meno sempre allo stesso punto, però nel lungo termine è comunque in un trend rialzista. Quindi tutto sommato, da un lato c'è l'interesse a continuare a far andare agli altri il nostro indice, dall'altro lato ci sono queste interferenze che arrivano da fattori esterni. Che però vengono immediatamente riassorbiti, il mercato li sfrutta per rientrare, no? Li sfrutta per ricomprare a mani basse. Un pochino, scaricare un po' gli indici, come si dice, e per poi ritornare tutto come era prima. Ricordiamoci, il mercato ragiona sempre e soltanto sul proprio portafoglio. Esatto. Cioè, ho la possibilità di guadagnare? Sì, no. No, infatti. Massimo, che ti ho messo in diretta, che dici? Ciao Massimo. Sì. Ciao a tutti. Ma dunque, io ho seguito poco sia le vicende politiche, tutto, mi sono concentrato più che altro appunto sui miei grafici. Ho fatto ancora delle operazioni, come vi dicevo la settimana scorsa, con la metodologia dello spread trading. E sta andando bene, quindi ho chiuso delle buone operazioni. Vi faccio vedere. Prendo lo schermo. Vai, assolutamente. Ho messo in diretta anche Monica, che visto che sono le 18:40, siamo tranquillamente anche nella terza parte, al di là delle informazioni che, cioè, scusate, al di là, ha raccolto probabilmente delle informazioni utili attraverso i grafici, e questo gli ha consentito di fare un investimento su un qualche cosa che ci darà lei. Io l'ho messa in diretta, però non la vedo e Eccomi, nemmeno la... ci sto. Monica, ci sei? Sì, ci sono. Ah, ok. Buonasera. Ciao Monica. Monica. Se puoi mettere anche la webcam, naturalmente, ok? Se vuoi, potrai anche attivare la webcam in maniera tale che ti vediamo anche, non solo ti sentiamo. Comunque, per il momento ti confermo che ti sentiamo. Dicevi, Massimo. Ecco, questo qua è il grafico del dollaro australiano contro il dollaro americano di USD. Ho fatto un'operazione in spread trading e short, quindi sono andato a vendere l'AUD CAD scomposto con il dollaro canadese e comprato l'USD CAD. Quindi questa è una delle due, diciamo, la portante, quella che si chiama la portante, l'AUD USD. E l'altra invece è quella sul GBP CAD, anche questa qua short, quindi sono andato a vendere il GBP contro lo yen e comperato il dollaro canadese contro lo yen. E anche questa è un'operazione che ho chiuso positivamente. Queste sono quelle che ho fatto oggi, messe in piedi ieri sera e oggi sono andate bene chiuse. E poi ho fatto un'altra operazione veloce oggi
Dunque, sull'euro GBP sono andato, visto che ero già preso con gli altri trade da seguire, ho scattato i time frame, sono andato su un time frame più breve e sono entrato sull'euro sterlina, praticamente anche qua sulla tenuta di questa trend line, il superamento di questo livello qua, mi sembrava una zona abbastanza, diciamo, di compressione qua, quindi sono entrato proprio dove ho messo questa linea qua, questo livello, e sono uscito qui. Mm-hmm. Questa è l'operazione che ho fatto oggi. Mm-hmm. Lo spread trading con quale broker su quale broker lo fai? Lo spread trading sto facendo con un broker nuovo che è appena partito, si chiama New Trader Lab. Mm-hmm. E appunto ho iniziato a lavorare con loro. New Trader Lab, mai sentito? Sì, ma praticamente è una ribrandizzazione di un altro broker che c'è, che esiste ancora, Tier 1 FX di Malta, e è stato appunto, hanno scorporato una parte e hanno fatto questo nuovo broker New Trader Lab, e appunto lavoro con loro, e quindi le operazioni spread le faccio con questo broker. Mm-hmm. Una collega che ha raccolto probabilmente delle buone informazioni dal mercato e ha deciso di svilupparle attraverso un investimento, ce lo dirà adesso, è Monica, che saluto naturalmente per la prima volta in Ciao, diretta insieme a noi. buonasera. Ciao Monica, ben arrivata, dici tutto. Io ho una mia strategia che applico sul mercato Eurused, però vado di frequente a guardare il mercato perché la mia strategia si basa su 30 minuti. Comunque, al di là di questa cosa qui, quel giorno il 24, stavo guardando il grafico e non c'era niente per la mia strategia, e ho visto un testa e spalle sull'H4. Se vuoi, se vuoi, hai la facoltà naturalmente di condividere anche lo schermo. Sai come si fa? Non esattamente. Share. Esatto. Cliccare su Ok. Share. All'interno dovresti trovare una serie di applicazioni, tra le quali il tuo schermo, il tuo grafico, Sì. lo selezioni e poi vai a ricliccare su Share. Io Ah, ti ho dato ok. tutta la possibilità di poterlo fare, quindi dovresti Lo arrivare in vedi? diretta un attimino che arriva. Eccolo qua. Si Chiudi vede? pure se vuoi la mascherina degli ordini, così non ti inficia sul grafico. Perfetto. Ok, dicevi. Quindi un'informazione di sei short, di Sì. vendita, quindi Sì. informazioni che hai ricavato attraverso Allora, io l'interpretazione grafica. stavo guardando le condizioni che riguardano la mia strategia, che però si basa sulle bande di Bollinger, quindi non c'entrava niente in realtà. Però poi mi è venuto all'occhio questa conformazione fatta in questo modo, che non è proprio regolarissima. Queste sono le spalle, questa qui è la testa. Poi l'ho rimpiccolita un pochino, e vabbè, comunque ho deciso che mi piaceva come testa e spalle, quindi ho deciso di guardare quale potesse essere il possibile target, e ho visto che, allora, faccio una premessa. Io mi segno sempre dei livelli di prezzo che possono essere dei supporti o delle resistenze, e mi vado a vedere quanto sono stati lavorati, diciamo, nel passato. Quindi avevo individuato come un primo, allora, il target completo mi arriverebbe in quest'area qua, 109.312, che poi è un'area che è stata molto lavorata come prezzo nel 2015-2016. Però prima di quell'area là del target ce ne sta un'altra di area importante, che è quella dove sta adesso il prezzo. Avevo anche visto la divergenza
che era di era rialzista, e quello mi aveva un po', diciamo, bloccato il cioè la diversa mi aveva un tantino, diciamo, impensierito, perché non era proprio il massimo da avere stando short. Però ho portato il come si chiama, lo stop loss a pareggio. E ho detto, vabbè, sono in demo chiaramente, non sono in reale. Ah, ecco, te lo stavo chiedendo. Sì, sono in demo. Ho portato lo stop loss a pareggio e ho fatto però l'operazione conteggiando anche anche il money management. Quindi, vabbè, diciamo, ho seguito le fasi come se effettivamente volessi essere in reale. Insomma, quando questa divergenza comunque mi impensieriva, ho portato lo stop loss a pareggio, ho detto, vabbè, voglio vedere dove arriva. Quindi un investimento che tu hai fatto in maniera assolutamente discrezionale, proprio discrezionale puro, in effetti hai proprio condiviso che hai deciso di prendere in considerazione tante informazioni che arrivavano dal mercato, e quindi hai effettuato questa operazione, che potrebbe avere secondo te delle buone probabilità di successo. Ok, molto molto interessante. Però quella divergenza che tu hai visto di fatto poi è stata negata, e questo va a merito dello stocastico, perché di lì non è ripartito verso l'alto, ma sì, sì. Adesso quella divergenza non ce l'hai più, di fatto. No, adesso, scusate, sì, la divergenza non c'è più, però quando io... Certo, sul momento non lo sai. Praticamente ho lasciato il lavoro sul grafico, non lo ho aggiornato. Quando ho visto la divergenza, che poi non è che esattamente io l'ho vista, mi è stata suggerita che c'era la divergenza, quindi di stare attenta nella mia operazione, allora poi me la sono andata a cercare la divergenza per capire com'era, mi sono un po' impensierita, e allora ho portato lo stop loss a pareggio, così sì. Ho detto, vabbè. Se avessi fatto questa operazione con denaro vero, frutto dei tuoi risparmi, l'avresti fatta? Beh, sì, penso di sì. Sì, o pensi di sì o no? Sì, l'avrei fatta. È la prima volta comunque che ne fai una con queste analisi di particolari, giusto? Beh, diciamo che qualcun'altra in demo l'ho fatta. Ma dico, questa tecnica di analisi? Oddio, non esattamente. Sì, diciamo la tecnica che studiamo insieme. Mi guardo i livelli di prezzo. Il fatto Soprattutto che non hai dei dati certi sul passato. Non ti spaventa un po', non ti Al riguardo del testa e spalle? a riguardo proprio di questa tecnica di analisi, quindi di raccolta di informazioni e poi di creazione di strategia operativa, che è assolutamente discrezionale e, come ci hai dimostrato, potrebbe avere delle discrepanze l'una volta con l'altra, no? Il fatto Sì. di non avere delle regole testate, certe, perlomeno per quello che è stato nel passato, non ti lascia un pochino perplessa la decisione di operare senza avere dei dati alla mano? È come quello che si mette sul mercato con un prodotto senza conoscere quel mercato, no? Sì, ho capito quello che dici. Allora, nella strategia che io ho fatto il backtest, e per esempio Che della non mia è strategia. questa? No, Ah, è questo che sto dicendo. no, no, infatti ti dicevo, io ho visto questo test e spalle e ho deciso di fare l'operazione. Potresti anche pensare che in demo uno si fa i suoi test, no? Utilizza il fatto di investire denari virtuali non veri per fare questi test, no?
Sì, ma no, beh, non per prenderli... lo faccio. Ho capito. Sì. Beh, staremo a vedere che succede, insomma. Quindi queste sì, sono beh, le informazioni che sono... sicuramente sto a vedere che succede. Certo, certo. Cioè, io credo cioè, che quando facciamo... quando facciamo un investimento e abbiamo gli ordini ben inseriti, soprattutto quelli di chiusura, di uscita dal mercato in caso di mercato avverso, abbiamo sempre ragione, no? L'importante è avere questi ordini ben inseriti a mercato. Ogni volta che facciamo click, noi abbiamo ragione. Poi è il mercato che decide cosa fare, cosa non fare. Sicuro non lo sappiamo, no? Però questo è quanto. Quindi molto interessante. C'è Mauro che stava commentando, come vedi sulla chat, che secondo lui il testa spalle andrebbe messo un pochino più in alto, nel senso che bisognerebbe essere in cima a un trend, però in effetti un piccolo trendino trendino c'è, e quindi perfetto. Ah, sì. Saluto Gioacchino che si è unito a noi un pochino più tardi. Ciao Gioacchino. Io avevo pensato che doveva essere messo un pochino più in alto rispetto al trend che c'è, però non lo so, mi è piaciuto e ok, infatti ho deciso di chiaramente il mio paracadute è essere in demo, quindi certo, forse, quello che dicevamo. Sì, forse ci sono anche andata più tranquilla per vedere le situazioni. Certo. Non sono propensissima al rischio, quindi non so se poi... Io credo che l'avrei fatta comunque cercando di portare il più presto possibile lo stop loss a pareggio. Mm-hmm. Che tipo di trader pensi di essere? Che pensi sarai tu quando inizierai ad operare? Una... scavezza collo, una che ama gestire il rischio in maniera maniacale, è una che giocherà il tutto per tutto, che tipo di trader sarai? Sono una maniaca. Dell'attenzione, della gestione del rischio? Sì. Uh-huh. Quanto stai rischiando in percentuale sul conto con questa operazione? Pochissimo, 0,53 lotti. Ah, perfetto. No, 0,5% del capitale? No, è l'1%. L'1%? Beh, comunque già un buon rischio, no? Beh, già un... sì, va bene, un buon rischio, sì, un buon rischio senza eccedere. Diciamo che mi consente di stare tranquilla. Probabilmente se dovessi provare una operazione, darsi pure che abbasserei il rischio a 0,50. Certo. Cioè, sono comunque propensa a provare direttamente sul mercato. Certo. Perché talvolta io ho bisogno di sentirmi un pochino più coinvolta rispetto... al fare magari ecco un back test, che però poi alla fine mi piace fare un back test, però allora intanto di un test del testa e spalle mi sono fidata proprio del pattern ultra conosciuto e consolidato, certo, nel certo. mondo, quindi però alla fin fine ho visto che non era pure, proprio alla fin fine bisogna pure cominciare, no, per sentire queste benedette emozioni da trader, no, bisogna pure cominciare. Beh, ed è anche questa formazione, no? Tanto... no, non sento tanto emozioni da trader, non ho bisogno di adrenalina, diciamo. Però il desiderio di iniziare, no? Ci stavi dicendo, il desiderio di iniziare a fare qualcosa di serio anche sì. proprio in reale con soldi veri. Uscire dalla sì, fase sì. del test per passare e metterti a fianco nostro proprio sui mercati, insomma. Eh sì, volevo comunque, avevo visto questa configurazione, mi era sembrata familiare, seppur aveva delle, non era proprio perfetta, insomma. Ho detto ok. Potresti essere una mia controparte, tra l'altro, perché io lo sto comprando l'euro. Ah, ecco. Potresti essere una parte di controparte, io l'euro lo sto... Io però, ecco, ti dico, per esempio, che l'area di prezzo dove sta adesso per me è il primo target che avevo segnato come prezzo, certo. E c'è arrivato. Cioè, io adesso in realtà
potrei decidere di non aspettare il target che ho segnato, perché io avevo segnato questo primo target e il secondo target, che per me sono dei livelli di prezzo interessanti. Facevi trading tu un po' di tempo fa? Diciamo che conosco il trading da abbastanza anni, però ho praticato in maniera un po' strana. Non perfetta così come sto imparando con strana, in maniera strana. Vabbè. Se andassi... Allora, ho trovato... No, di pure, Monica, però solo... No, scusami, dimmi, stavo parlando sopra. Dicevo che dato che stavo cercando sui miei grafici dove ha quel testo e spalle che confesso io non avevo visto, se vai sul giornaliero si vede molto bene in testa e spalle. L'avevo inquadrato sul giornaliero in realtà. Ecco, però... esattamente. E se lo vedi lì lo puoi considerare come... perché il trend... è discendente, poi più o meno dal settembre, 23 settembre, è partito quello che si potrebbe considerare un rally di breve termine verso l'alto, e il massimo che ha fatto effettivamente è superiore ai massimi precedenti. Visto da questo punto di vista, come teste spalle alla fine di un rialzo è ancora forse un po' tirato, però ci potrebbe stare. Diciamo che probabilmente sì, concordo con quello che hai fatto, magari l'avrei fatto anch'io, però non l'ho visto. Magari... l'avrei fatto anch'io, non l'ho visto. Quindi ok, molto interessante. Vai Monica, dimmi. Sì, no, vabbè, la considerazione di questo mini trend che era partito, io l'avevo fatta perché guardando la strategia è sul 30 minuti, io però mi guardo tutti diversi time frame più grandi per capire dove sono, insomma, più o meno il contesto, per capire insomma. Dove sto. Ecco. Il contesto. Ero arrivata al daily e il daily mi aveva comunque fatto vedere un bel trend negativo, quindi la mia posizione ci stava negativa, anche se qui era iniziato questo mini trend che avevo visto, però ancora bisogna vedere se poi inverte o continua ad andare giù. Molto allora, interessante, informazioni. Per me sono i livelli di prezzo. Io vedo i livelli di prezzo e vedo quanto sono lavorati e dico ok, secondo me ci sta che li va a ritracciare. Un'altra operazione simile l'ho fatta, questa però vabbè, mi spiace dirla, ma è un po' da scavezzacollo. Però non è da scavezzacollo, è stata una prova per me. Su GPB USD. Allora, il cable. Allora, non è la mia strategia, ma è la seconda strategia di cui sto preparando il backtest. Io ho visto dei movimenti che possono, diciamo, riassumersi in questo. C'è una fase di lateralità o congestione, il prezzo esce abbastanza forte verso l'alto, però poi rientra, quindi questa qui è una falsa rottura. Quando rientra va giù e rompe il supporto, ok? Quando rompe questo supporto, poi il prezzo fa un altro mini supporto che lo vedete qui segnato, cioè ha rotto il supporto più grande e fa un mini supporto. Diciamo che la rottura di questo mini secondo, io lo chiamo mini supporto, però insomma è un po' il linguaggio mio, la rottura di questo mini supporto per me è il mio segnale di entrata. A conferma della rottura precedente, bene? Sì, a conferma della rottura precedente, ok? Allora io
ho deciso di entrare, e avevo un target un po' ambizioso, perché era comunque la proiezione il target stava qua. Mm-hmm. Lo sai, questa ce l'ho nel diario, la posso prendere? Magari la prossima volta, perché siamo già un pochino fuori. Però è molto interessante quello che stai dicendo, come arrivi, no, a individuare quelle che sono poi le potenziali opportunità di investimento. Cioè siamo di fronte a una trader che ragiona, a un investitore che ragiona. E guardate che non è facile di questi tempi individuare persone che utilizzano l'analisi tecnica per fare poi dei ragionamenti, no? E anche sembra un'operazione per te scavezzacollo, non vedo come potrebbe essere scavezzacollo. Se ragioni, se ti poni dei limiti di perdita o di guadagno e gestisci l'operazione correttamente, non fai torto a nessuno assolutamente. Cioè, si ragiona sui mercati, non è che si fa così, non è un giochino, si va ragionando, no? E quindi è bello quello che è buono sentire quello che stai facendo. E tra l'altro, a favore di quell'operazione, quello che si vede lì è quello che Joe Ross chiama il doppio attraversamento, e secondo lui è un segnale abbastanza potente di direzione poi dei prezzi. Quale? Quello lì, quello che vedi, no? La rottura verso l'alto, che poi viene negata, e lì l'ha fatto nella stessa candela, sì. Comunque diciamo in un periodo abbastanza breve di candele, nega la rottura verso l'alto e sì. Rompe verso il basso. È il cosiddetto doppio attraversamento. E come si chiama, scusa? Doppio attraversamento. Ah, ok. Beh, lui lo chiama double crossing, Joe Ross americano. Una falsa rottura. Comunque una falsa rottura. In pratica, con la rottura confermata invece dalla parte opposta. È proprio un'inversione del momento, no? L'inversione di chi pensava di essere posizionato giusto da una parte e poi viene intrappolato con gli stop. Bellissimo anche quel ritracciamento sul supporto che diventa resistente. Infatti. Un classico pullback. Esatto. È un classico pullback. Esatto. Ma molto interessante, abbiamo scoperto un'altra trader che ci farà compagnia e ci condividerà certamente le sue... la sua crescita, la sua operatività, e quindi renderà ancora più ricco il nostro appuntamento dalle 18 alle 19, ragazzi, ogni martedì e venerdì. Oramai è 4 anni, stiamo crescendo tanto, siamo veramente in una ventina di partecipanti oggi, quindi molto molto bello. Quindi niente, ragazzi, ci sentiamo venerdì, ci aggiorniamo se non ci sono cataclismi o cose così. Io ci sarò dalle 18 alle 19. Grazie quindi a te Claudio, grazie a Massimo, grazie a Monica. Ciao, grazie a voi tutti in diretta insieme a noi. Grazie e a venerdì, ragazzi. Buon trading. Ciao a tutti. Ciao, ciao, grazie. Ciao.